Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo video per presentarvi la versione del gioco 16.6. 16.0 è stata rilasciata martedì scorso. E vi spiego brevemente, mentre potete leggere qua sotto cosa hanno scritto sul forum di questa nuova implementazione, vi spiegherò mano a mano tutti i vari punti. Allora, nella versione 16.0 sono stati introdotti 2 nuovi amuleti per equipare, che loro dicono che è la prima volta che li mettono, mentre ci sono già stati, e sono l'amuleto dell'eterno amore, che dà questi bonus che adesso vi evidenzio, e l'amuleto del cioccolato, che dà questi bonus che ora vi ho evidenziato. Sicuramente molto migliore l'amuleto del cioccolato, non c'è dubbio. Poi vengono introdotti per la prima volta effettivamente questi 2 nuovi pet, che sono Valentino e Valentina, che sono i bonus. Valentina vi dà 15% bonus contro i mostri e 5% in più ci vedrà critici e 1500 HP. Poi potete cambiare l'amuleto al cioccolato con uno di questi pet per attivare effetti aggiuntivi. L'effetto aggiuntivo che elimina con il pet, che è un bonus, è più alto rispetto a quello che elimina con il pet normale. Quindi vuol dire che se avete entrambi, sia l'amuleto che questo, che il pet nuovo, fate più danno rispetto a quello che fareste normale se avreste il pet solito. Poi con la versione 16.0 è stata una versione che ha migliorato l'economia di Metin, nel senso ha introdotto una nuova valuta che si chiama won e ha il costo effettivo di yang pari a 100 kk. Come ottengono un won? Allora, il massimo won intanto che si può avere è, come c'è scritto qua, 99 won. Lo won si può acquistare dal investitore magazzini, costa 103 kk e vi dà, e un won sarebbe 100 kk, perché c'è una tassa del 3%. Qualsiasi cambio da won a yang, cioè il contrario, non subisce nessuna tassa e i won non possono essere giocati da terra. Poi questa cosa è utilissima perché nei mercatini si possono mettere oggetti over i 2 miliardi. Inoltre anche negli scambi è più facile avere scambi senza per forza avere il tramite. Però dobbiamo stare attenti, perché se tu vedi un qualcosa a 2kk devi guardare anche gli won perché a volte magari non stai bene attento e allora lo clicchi, prendi sì, però sono 200kk che volano via così, si sbaglia a cliccare sempre. Però questa volta, anche se avete 400 won, sì, boom, 4 won, e c'è una cosa a 350kk, non potete comprarla direttamente con 4 won, dovete per forza cambiare almeno un won in yang in modo da avere 400kk, cioè 3 won e... Cioè, dovete cambiarli tutti e quattro per forza, se ho sbagliato una minchiata io. Perché gli won non possono sostituire il yang in moneta come sono in questo modo. Però se vengono cambiati vanno comunque bene. Poi, la versione 16.0 ha aumentato anche l'espansione dell'inventario di ben 45 posti. Solo che i primi 5 posti si possono ottenere tramite la missione. Invece, scusami, c'è un taglio qua sotto. La missione non è ripetibile, certo. E sarà poi acquistabile nei prossimi magazzini dall'item shop. E sappiate che sono permanenti. Quindi non c'è problema di shopparli una volta che continuano a shopparli, saranno permanenti quando si faranno, se si shopperanno, se si farà la missione. Solo che uno slot per loro, perché ritengono quella missione, intendono 5 spazi. Poi, solo che avendole fatte, ho riscontrato che ti danno solo 5 posti, e c'è un solo slot che serve a 5 posti, ma quelle missioni per ottenere quelle dopo non vengono conteggiate. Quindi sembra che sia un bug o sia un problema effettivo che non te le danno veramente e basta. Adesso dobbiamo ancora più o meno vedere
le cose a fare. Poi è stata introdotta una cosa molto molto bella, che praticamente, vedete, da questa impostazione potete cambiare voi i tasti che volete. Cioè, se io invece voglio correre con E e voglio spadare con P, posso farlo, basta che clicco su, ad esempio, sulla D e faccio P e mi si cambia in quel caso lì. Oppure per correre vado su qua e metto E e mi si cambia. Ed è una cosa molto utile, perché così, ormai che mi sono abituato, non ho più problemi, ma all'inizio si possono avere qualche difficoltà a imparare i tasti. E poi effettivamente, essendo così, potete muovere meglio le mani anche mentre giocate, quindi ci sarà sicuro uno studio migliore dietro questa cosa. Poi è stato introdotto l'evento di San Valentino 2016 nuovo. Allora, tutti i giocatori sopra il livello 30 che avranno distrutto 450 rocce metti nelle mappe del gioco accessibili da mente, non vanno bene i dungeon, quanto pare, oppure solo la tour dei demoni, non si sa, durante il periodo di San Valentino potranno avere l'occasione di vincere uno dei tre premi che sono qua sotto riportati. I personaggi che vinceranno un premio durante il concorso non potranno ricevere premi futuri, non vincono una volta e basta. Non si sa se questo premio è a persona o c'è una classifica del primo che fa 450 metri. Comunque è un bonus, diciamo, un regalo a caso tra questi tre. Questo qua è il baule montone e ve ne danno 5, dura 30 giorni, quindi sono 150 giorni di pet. 15 screen del drago, dovete trovare dentro, mi pare, 11 core dragoni, esatto, quindi moltiplicate per 15 sono 166 core dragoni. E fate un bel po' di soldini, qualcosina fate. Oppure 30 incanto oggetto più, che di quello che gradirei di più alla fin fine. Poi sono state impostate nuove cose, sono state fissate alcune cose, adesso vi spiego. Introdotta nuova valuta monco, sappiamo, espansione elementare, abbiamo già detto, come se ancora in San Valentino. Aggiunti nuovi mob del sottobosco, che sarebbe la mappa del 120. E ho visto infatti forte druido, roba del genere, che sono nuova 118. Poi sono aggiunte le nuove rocce del 120 che si chiamano Metin del Bosco. Nuovo spawn del Metin del Sottobosco. Non so cosa intenda qua dei mob del sottobosco con Metin. E beh, questa cosa qua invece sì, è molto più comoda. Posso essere del magazzino all'inventario cliccando sopra, ma c'era già possibile prima, almeno io lo facevo fino a prima, non so perché l'avevo scritto. Questa qua è stata fissata una missione che non, se voi perdavate questa valigetta, diciamo, non vi poteva più, cioè non, la missione la perdavate praticamente. Poi se cancelli qualcuno, solo quando rientrerai verrà cancellato. Colpo sovillante sarà possibile farlo solo se indosserete l'arma. Alcuni bug del commercio, non so cosa intendano. Quando fate un'animazione l'arma sparisce. E il messaggio finestra, quando voi aprite il cavallo e dice alimento, tutte quelle stronzate lì, viene tolto. Fissata la diventa che mi mandate i messaggi vuoti, che non avrebbe senso mandare, però gli arriva comunque. Questo qua è un problema che ho avuto anch'io nel matrimonio. Poi fissato questo qua, il drop dei comandanti, anche i comandanti dovrebbero darvi la, non mi ricordo come si chiama, gioiello della saggezza. Era applicata loro descrizione dell'attacco e difesa, vabbè, gare ho fissato alcune domande che alcune erano un po' più sbagliate, ma di brutto. Adesso l'annientatore hentai, che è quello alto, che sembra tipo, non è questo qua, non so farmelo vedere, comunque drop albero di more. Questo qua è un'altra missione, nuovo profumo. Questo qua è bellissimo, torre del vendetta nel neve del drago rosso. Praticamente evita, adesso ci sono dei casi che buttavano fuori completamente tutti i gruppi, tutti i membri, ed è stato sistemato. Adesso zona trim troppo veramente sempre il baule, come oggi abbiamo provato, effettivamente è vero. I film di inizio possono essere skippati cliccando ISK. Adesso potete mettere nascosto praticamente il sistema di dadi, prima per vedere prima quando facciate un metodo non bossire più per tutta la schermata.
Da dire che nello shop ovviamente il visual commerce è stato sistemato. Ashley Young nel commerce sono dei puntini in modo da vedere meglio, perché a volte alcuni ragazzi non riescono a capire bene. La strega spawnerà in modo randomico nella mappa e non vicino al portale, e non solo vicino al portale, quindi non so se ce ne sono due in tutta la mappa come il fisso e il mobile, oppure dei generali, oppure ce n'è solo una ma spawna a caso. Poi le quest del sottobosco, molto molto importante: se io sono vicino ai miei membri del gruppo e la faccio io, la prendono anche loro, ed è una cosa favolosa, perché tipo devi killare l'annientatore, non l'annientatore, come si chiama, sovrano del sottobosco, non mi ricordo più, e con una sciamana che è un metin che vi dà, serve per l'ultima missione, per darvi la chiave delle dredi per entrare da zona trim. E se killare quel boss là con la sciamana è davvero difficoltosa la storia. E quando adesso voi entrate nelle gare Ox non potete usare i cavalli, vabbè, non c'è nulla di speciale qua. Quindi questo è quello che è stato introdotto con la versione 6.0 del gioco, ed è stata secondo me una buona implementazione. Ditemi quello che ne pensate su queste nuove cose, possiamo dire, e fatemi sapere se vi è piaciuto o meno. Ci vediamo magari nel prossimo video.